Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in City Skylines 2. Come al solito io sono Morosh Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, come sempre supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa serie. Allora, nella scorsa puntata vi invito a vederla. Ricordatevi la playlist in descrizione che voi premete e avete tutti gli episodi in ordine. Importantissimo. Mi raccomando, importantissimo per non perdere neanche un episodio. Ma stavo dicendo, nella scorsa puntata ho fatto una sorta di recap, di analisi anche, recap più analisi, dei problemi generali che ha questo gioco e abbiamo visto come ce ne siano. Ora, se vi siete persi la puntata, andate a vederla. Nel caso, io sono andato avanti e cerchiamo di sistemare quei problemi aggirandoli, ma evitando di fare quello che il gioco ci impone sbagliatamente. Allora, dunque, cosa ho fatto? Allora, ho ragionato su questo. Andiamo a vedere questo. Andiamo sulla produzione. Sulla produzione, come vedete, adesso abbiamo tutti i livelli verdi perché sono stato lì a cercare di fare le cose bene. A parte che non vuol dire, perché come avete visto a un certo punto il surplus, pum, va a zero il deficit, pum, va a manetta e chi se ne... E ci rovina tutto. Però, attenzione. Guardate qua. Qua abbiamo l'estrazione mineraria del carbone. Allora, io qua, guardate, ve lo metto in play, tra l'altro così guardate anche queste macchine enormi con uno sfondo innevato e l'autostrada che passa. Guardate che bello. Qua estraiamo carbone. Perché? Perché fondamentalmente noi il carbone non lo utilizziamo. Come sapete, la nostra città utilizza l'energia elettrica, ovviamente, ma prodotta da cosa? Dal sole e dal vento. Quindi a noi il carbone non serve. Ecco perché ho fatto qua degli estrattori di carbone, come potete ben vedere, lo si vede da qua. Eccoli qua, è proprio una zona qua. Poi ci sono altre zone che vorrei coprire. Sono tutte abbastanza lontane, ma diciamo che questa è la più vicina. Potremmo addentrarci in questa zona qua. È una zona appunto di carbone e ci permette, guardate, di andare in positivo, proprio perché il carbone lo dobbiamo vendere totalmente, non ci serve praticamente a nulla. Quindi l'altra idea è quella del, vedete, del petrolio. Allora, se noi andiamo qua, zona petrolio, andiamo a vedere, vedete che le zone più vicine sono queste, poi ce n'è una qua, molto interessante questa qua perché è molto vicina, ma soprattutto questa è una zona che abbiamo poco sfruttato, quindi anche qua acquistiamo i due riquadri qui, che tanto poi ci serviranno comunque, e una volta acquistati quei riquadri qui possiamo andare a costruire, io direi, una strada per poi sfruttare anche qua il petrolio al massimo, che già adesso potremmo già sfruttare, perché se mettiamo questa qua e faccio così come ho fatto l'altra volta, che così non si impacca niente, e faccio questo lavoro qua, noi abbiamo la possibilità di sfruttare alla grande tutto. Quale la gente si arrabbierà di sicuro, ma è sicuro, però chi se ne frega. E noi qua estrarremo petrolio, ondate di petrolio, che noi non utilizzeremo, venderemo tutto. In realtà non è vero che venderemo tutto, perché col petrolio si fa anche la plastica, quindi in realtà noi questo petrolio qua sarà anche una risorsa per fare plastica probabilmente, ma a noi non ci interessa. Ottimizziamo per bene tutto, anche qua. Vedete che c'è una zona anche qui che dovremmo sfruttare. Quindi ci sono delle zone da sfruttare, appunto per il petrolio. E poi andremo anche, man mano che avanziamo, sperando di non finire in bancarotta, andremo anche a capire di mettere su in piedi quello che... Vedete che sta scendendo il denaro. Quello che sarà anche il carbone ancora di più. E poi il progetto Diga non è tramontato assolutissimamente. È tramontato, amo il progetto Diga, ma assolutissimamente no. E poi un'altra cosa che vado a fare, che è una cosa che vi ho detto, qualcuno nei commenti ha pensato bene di sfruttare l'occasione, è nominare due quartieri, anzi due strade in realtà, poi vedremo se fare strade o quartieri, con dei nomi, e andremo anche lì a vedere un attimo. Ora, finiamo prima di tutto la strada, perché voglio farla bene, sfruttare bene, quindi qua direi di fare l'altro pezzo, giusto? Sì, lo facciamo qua, facciamo una cosa così
E così, che è giusto per tenere il nostro, sempre la nostra storia. Cerchiamo di fare le cose un po' strane, eccole qua, non una roba dritta, non ci piace, vogliamo fare le cose strane e le facciamo. Allora, andiamo a mettere qua la nostra, qui, mettiamola qua, il solito giochetto che questa volta non ha funzionato, ma in teoria alla prossima dovrebbe funzionare. Qua sono tutti contenti, perché sono contenti? Questi erano contenti, mi sembra strano, però. Allora, andiamo a rifare questa, così stavolta ha funzionato, come vedete. La roba, facciamo così, cerchiamo di sfruttare tutto lo sfruttabile che abbiamo, magari così, e magari anche qua, una bella macchia da sfruttare, tirami questo. Però una bella macchia da sfruttare alla grande. Ok, il più possibile. Poi vediamo. Chiaro che non sarà possibile farla tutta, ma guardate, un'altra estrazione qua. Questo inizierà a lavorare sicuramente. E via. Ecco che adesso viene comodo. Andiamo a vedere qua. 45.000, ma dovremmo aver aumentato anche la produzione di questo. Io immagino che si faccia la plastica, perché vedete c'è un'elaborazione, quindi immagino che si faccia la plastica. Comunque dovremmo aumentare anche questo, quindi speriamo qua di aumentarlo, o quantomeno di arrivare al livello alto qua, cioè passare alla città grande, che comunque ci dà 1.100.000, che a noi ci fa tanto piacere 1.100.000. Ora, come vedete, comunque la città ha una richiesta sempre di residenza a bassa densità e possiamo costruirla un attimo in giro. Una delle cose che bisognerà fare quando avremo più soldi, sperando di non finire in bancarotta, è portare la stazione, che è qua, fare un altro pezzo della stazione e farlo finire sostanzialmente da questa parte qua, in modo tale che qua, nella zona che si sta formando qui, possiamo anche collegarla tramite la stazione e quindi evitare che i camion si muovino da qua fino in stazione qua. E comunque anche qua ho collegato in maniera migliore, perché se andiamo a vedere, e spero di trovarlo qua nei trasporti, vedete che il percorso ferroviario adesso sono due: uno è lungo 40 km, uno 20, uno a due fermate, uno 3, uno a due treni, uno 4, uno porta 60 tonnellate, uno 0, non so perché quello a 0, però attualmente abbiamo due trasporti. Quindi va bene così. E tra l'altro qua guardate i taxi che volano, ma anche i trasporti, attenzione, anche i trasporti si sono messi bene. Guardate quanti taxi ci sono, ho potenziato anche le linee dell'autobus, quindi bene così. Ma andiamo avanti, ecco che siamo in perdita, te pareva, la gioia è durata poco, è veramente durata poco. Iniziamo e continuiamo ad andare avanti. Allora, università, quanti ce ne sono? Pochi ancora. Noi dobbiamo riempire questa fottuta università in modo tale che questi guadagnano più soldi, ci creano più cose, ci pagano di più, bisogna guadagnare a bestia. Altra cosa strana che ho notato, vi ricordate la storia dei parcheggi? La storia dei parcheggi fondamentalmente, dato qua continuano a costruire, la storia dei parcheggi fondamentalmente è stata: togli dai quartieri, anzi metti nei quartieri l'obbligatorietà del, come si dice, del, non l'obbligatorietà, è già l'obbligatorietà è una roba, togli Amon dalle strade i parcheggi, o quantomeno faglieli pagare. Così abbiamo fatto, e tra l'altro, se vi ricordate, abbiamo messo i parcheggi a pagamento. Ora io mi chiedo, tutte le auto che ci sono, se non ci sono nei parcheggi, dove cavolo sono? Sono sparite? Ognuno se le portate in casa? Come questo qua, che c'è una macchina qua, una qua, una qua. Cioè, prima tutti parcheggiavano in strada perché non avevano voglia di parcheggiare in casa. Spiegatemelo. Sono sparite tutte, tranne qualcuno, tipo questo che ha parcheggiato qua, che gli costa un fottio. Ma il resto sono sparite. Cioè, o abbiamo fatto un fottio di parcheggi esagerati, ma non credo, perché qua, guardate, ci sono due macchine. Qua ce n'è una. Forse a 35 è un po' esagerato. Mettiamolo a 30. Magari aumenta le macchine. Però, qua c'è qualcosa di strano. È un'altra delle cose strane che non capisco sinceramente, perché qua era pieno, Adesso, vabbè, questo qua ne ha 88 e ok, questo qua ne ha una. Sono tutte parcheggiate qui? Mi sembra strano. Vabbè, comunque, questo è giusto per farvi vedere anche questa cosa qua, che mi pareva un po' sinceramente strana, un po'... Mi suona strana come cosa, fa parte delle cose che mi suonano strane. Ma comunque, allora, andiamo avanti qua, direi. Qua abbiamo fatto un po' di roba.
però vorrei andare avanti, visto che purtroppo siamo in perdita, non si sa come mai, perché sapete che qua non si sa, le rocce andavamo benissimo, questo stanno producendo sparate, non si sa, aspettiamo e magari funziona, eh. Funzionano da sole, bisogna saper aspettare in questo gioco. Che tristezza, ragazzi. Ho letto nei forum delle cose che sono assurde sui problemi che stiamo avendo anche noi, che vediamo anche noi attualmente. Delle cose veramente assurde che non avete idea. Andate a riprendere lo scorso video, andate su quel forum e guardatelo, perché... cioè non potete capire, se non lo vedete non potete capire, cioè non potete capire, dovete assolutissimamente vederlo, perché l'unico modo per capirlo è vedere proprio tutte le discussioni, leggerle, capire che c'è qualcosa di strambo in questo gioco, veramente, che non so da che mente deviata ha fatto ste cose, cioè veramente, che mente deviata ha procurato qualcosa di strano in questo gioco, probabilmente, vabbè, a parte gli scherzi, andiamo avanti, cerchiamo di portare almeno un risultato a casa, cioè cittadini nuovi, ok, qua siamo finiti in positivo, e andiamo a vedere un attimo la produzione che secondo me i valori qua sono assolutissimamente quasi a casaccio. Ora torniamo a prendere qua un attimo, perché guardate qua, mi stai dicendo che qua non c'è un'area? Ma non esiste. Qua facciamo l'area e gli diamo subito un nome, ma anche qua non c'è un'area. Non è possibile. Non va bene. Qua ci deve essere un'area qua, ma assolutissimamente. Andiamo a fare così. Poi qua, ma quantomeno ampliata anche qua. No, però non così, che fa veramente schifo. Mettendoci un altro punto qui, un altro qui così, direi, e un altro qui, magari qua, una nuova area, nuovo quartiere per la precisione, ma anche qua non c'è quartiere. Ora, quartiere bello grosso, il vicolo di Ceciliano, no, lo chiamiamo la stazione. Adesso iniziamo anche la stazione, perché c'è la stazione, tutto lì. Tra l'altro la stazione si paga, parcheggio lungo la strada 35, e mettiamo qualche parcheggio, però a questo punto già abbiamo qualche parcheggio qua, abbiamo fornito di parcheggi che non venivano utilizzati ma poco, costano 35, quindi a questo punto facciamo pagare in strada 37, siamo un pelo più alti, così parcheggiano lì. Oh là, guardate qua, abbiamo messo i parcheggi, mi sa che qua non abbiamo messo i parcheggi. No, non ne abbiamo ancora messi. C'è un parcheggino qua da qualche parte, tipo qua. I contenti, perché? Perché sono contenti? Perché sanno che tra un po', anzi adesso, subito adesso, appena riesco a beccare, cavolo, è qua, non si chiamerà angolo del tramonto, e non riesco neanche a prenderlo il nome. Caccia Eva, anche questa roba qua è una cosa... Lo mettiamo a pagamento, ovviamente 37 anche questo. E qua non mettiamo il consumo elettrico schifato lì, qua lo mettiamo a 35. Ok, così ci recuperiamo un po' dei soldi, ma non lo chiamiamo angolo del tramonto. Ed eccolo qua, Mark David Vallino 6995 Residence, che ovviamente è un iscritto storico che ha lasciato il commento. Ma non solo, abbiamo da farne altri. In questa puntata li faremo, chiaramente. Ora, qua la situazione come va? Stanno costruendo tutti. C'è bisogno di altra industria. L'altra industria che io costruirei quasi in queste zone qua, fosse un po' di spazio, ma qua c'è... Qua c'è un piccolo problema. Un piccolo problema, cioè il fatto che questa zona qua, sostanzialmente, non possiamo costruirci a meno che non facciamo una strada. D'altro, notate qua cosa ho fatto. Per recuperare un po' di spazio ho fatto questo giro qua un po' strambo. Siamo a 10.000 abitanti, attenzione, siamo a 10.000 fottuti abitanti. Buona cosa, buonissima cosa. Niente, allora, qua vogliono delle industrie. Dove le facciamo? Andiamo a capire dove abbiamo le industrie. Le abbiamo in tutte queste zone qua, che poi fa vedere le industrie, anche le fattorie. Comunque, va bene. Il vento spara tutto di qua. Ci conviene farle in fondo di qua, alla fine, le industrie. Però qua, la zona... Io quasi quasi le farei. Però qua ci sono tutte queste zone qua, salvo qui, che vedete stanno già costruendo delle industrie qua. Quindi andiamo a fare qua
una bella stradina, magari si collega qua, bella dritta, perfetto. Wow, mamma mia, qua c'è l'orrido, questa strada è orrida. Così è più orrida ancora, ma ha anche un senso adesso. Ok, andiamo a fare una delle nostre bellissime curve e andiamo a dirgli, ehi amico, qua, fatti tutte le industrie che vuoi. Oddio, se non so se le faranno, tant'è che lo spazio almeno ce l'hanno. Qua invece dobbiamo continuare e questa volta... tagliamo la strada così. Piazza. Qua qualcuno si è arrabbiato. Giustamente. Giustamente siete arrabbiati perché non volevo. Demolisci. Purtroppo devo demolire questi qua. Tanto ricostruiscono al volo. È meglio farla così. Visto che abbiamo una roba così. Era per occupare meno spazio qui, eh. Vai, vai, vai. Produci, producete, producete qua, 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 qua e qua. Alla e anche qua, già che ci sia. Oh, là. Così abbiamo un bel po' di spazio. Adesso non ci resta che aspettare un attimo. E speriamo un po'. Quanto abbiamo qua? 277.000 di così. Non si sa perché. I valori sono uguali a prima. Né più né meno. Però abbiamo 266. Dico solo questo. Wow, come siamo messi invece? Istruito ci dà 345.000. Ecco, questo ben istruito ci dà ancora poco. Deve dare ancora di più. Ecco l'altro nome. Il distretto Giuseppe Glauco VII. 5099. Nome lunghissimo. Anche a lui lasciate i commenti. Quindi, se volete anche voi il vostro nome in questa partita, lasciate un commento. Lasciate un commento se volete e io ve lo metto volentieri il nome. Allora, innanzitutto 286.000. Meglio così, lasciamolo andare. 10.266 abitanti. C'è qualche richiesta in zona di commerciale. Il che vado a investire un po' di dindini su questa rotonda se riesco a fare quello che ho in mente, cioè una roba del genere, che però non so se mi riuscirà, ma spero di sì. Ok, qua ci siamo riusciti, qua... cavolo, vediamo, ti sei dimenticato una cosa, qua si incacchierà. Ho dimenticato una cosina, una rotondina lì. Oh, guardate che bellissimo. Bellissimo. Allora, qua andiamo a costruire uno di questi. Qua costruiscono... E anche zona commerciale qua. Ho tutta zona commerciale, sperando che... costruiscano qua la fottuta zona commerciale. Allora, c'è anche da dire una cosa, che comunque qua siamo a 2275, la popolazione sta crescendo, abbiamo un buon tasso di natalità, ma anche un tasso di mortalità, Persone trasferite qui 3139, persone trasferite 174 al mese, trasferite qui e da qui, ok? Posti di lavoro 11171, quindi c'è più posti di lavoro rispetto a abitanti, quindi arrivano anche dall'esterno probabilmente occupati, 6.800, disoccupazione 0,1%, cioè bassissima. Magari fosse così anche nella vita reale, ma non lo è purtroppo. Ma va bene uguale, andiamo avanti così. Allora, qua, proprio in questa zona qua, io continuerei. Però prima, visto che qua abbiamo occupato, è meglio fare una cosa qua. Cioè, qua c'è questo robino qua. Fare così, poi fare così. Una volta andiamo di potenza. C'è una zona così. Là, perfetto, una bella zona. Tagliato ovviamente a metà, qua. Là, perfetto. E andiamo anche qua a mettere case su case. Case su case, come se non ci fosse un domani. Guardate che bella zona che sta diventando questo residence, che tra l'altro ha anche le fattorie, quindi non è solo un residence. Residence con le fattorie. Bello ancora, più bello ancora. E attenzione, nuova struttura disponibile, il centro auto, un edificio moderno e raffinato che provvederà alle esigenze di ogni veicolo. Abbiamo un po' di cose da fare, un po' di cose, perché in effetti di edifici particolari, distintivi, ce ne sono alcuni che non sono stati fatti. Tipo questo, le forme della villa rispecchiano quelle dell'arte dello scultore che le possiede. Queste sono gratis e danno più 6 di benessere in un raggio di 1,5 km, quindi aumenta il benessere. Allora, essendo che in questa zona qua le abbiamo già costruite un po', potremmo anche costruire un edificio speciale qua. Nella zona nuova del residence, qui nel residence, costruiamo questa roba qua. Tra l'altro mi pare che stiano costruendo tutto, che va benissimo, guardate qua. Quindi facciamo una cosa, allora, giusto per tenere solito discorso che ci siamo detti più di una volta, io qua devo piazzare al volo una rotonda prima che sia troppo tardi, e anche in teoria anche qui e si incacchieranno, infatti, e anche qua e si incacchierà qualcuno. E le rotonde vanno piazzate, non c'è niente da fare, purtroppo per evitare il traffico, vabbè, qualcuno si arrabbierà ma fa niente.
Ora qua tiriamo una bella strada dritta. Qua tiriamo una bella strada dritta fino a qua. Possiamo mica sempre fare le strade storte. E adesso andiamo qua e piazziamo questo. Questa bellissima casa che la piazziamo, direi, così così qua addirittura. Cioè in una zona vicino alla fattoria, ma comunque anche qua dritta. Che è così, così. Poi piazziamo rotonda 1, rotonda 2, rotonda 3. I semafori non mi piacciono, molto meglio le rotonde, parere mio. E qua mettiamo la casa. Guardate che bella casa. La villa dello scultore. Che sarà l'edificio base qua. Ma abbiamo anche questo, attenzione, e anche queste, perché abbiamo anche questo frantuma grandi massi in pietre più piccole come mai prima d'ora, più 10% dei giacimenti minerari in tutta la città, più 2 efficienza di industria in tutta la città. Quindi anche questo in teoria andrebbe messo, beh, insomma, un po' dove vogliamo, però sarebbe meglio metterlo in una zona vicino qua, visto che tratta dello stesso argomento. E io quasi quasi un pezzo in realtà qua c'è di spazio anche di qua, però di qua è più bello, si vede dalla strada. Vai, prendiamo un po' di bonus. Questo qua non ha valenza, nel senso che vedete che è un ricolloca, eccetera eccetera, è solo un edificio particolare, quindi lasciamolo qua, non dovrebbe avere valenza. Questo invece, appunto, quello sbloccato adesso, un edificio moderno e raffinato che provvederà alle esigenze di ogni veicolo, meno 1% dei costi delle importazioni, ottimo, più 3 di benessere in un raggio di 1 chilometro, ok, più 1% in attrattiva di tutta la città. Sarebbe da mettere qua, sostanzialmente in questa zona qua, perché questo dà più 3% di benessere, non è poco, e potrebbe stare giusto giusto bene in questa zona qua, sapete, se me lo facesse mettere. Ma visto che non me lo fa mettere, non possiamo mettere qua. Sì, però vai qua alla grande, guardate che bello, mamma mia, lo Spendel Two Rides, bellissimo. Ma adesso continuiamo con i nomi. E una delle strade sarà via Davide Giorgio Vallino, dove ovviamente, che poi è questa, è bella lunga, dove ovviamente all'interno della residence Mark David Vallino 6995 Cocuzzari. Quindi andiamo avanti così. Ma non solo, qua bisogna nominare un altro distretto che è importante. E quindi io prenderei questo, che è quello più centrale. Sì, sì, che è quello principale. Quello principale sarà il distretto Mister Terminator 90, che voglio ringraziare perché segue video sicuramente, ma anche perché aveva partecipato a una serie, ma anche perché dà sempre dei commenti a pennello. Quindi il distretto qua è tuo. Ora andiamo a vedere un attimo, più 401.000, ma totalmente a caso, come vi ho detto, totalmente a caso, totalmente a caso, totalmente a caso. E guardate qua, adesso c'è anche richiesta di uffici. Questo è sintomo, probabilmente, dico probabilmente, intanto ho messo un attimo in pausa, che abbiamo personale un po' più istruito. Disponibilità di manodopera altamente qualificata e imposte. Quindi bisognerà fare anche questo. Vi ricordo che abbiamo comunque una... Io qua aumenterei anche, visto che abbiamo anche tanti taxi. Mettiamo 18. Queste sono le politiche che abbiamo. Ora, uffici, dove li mettiamo? Questo è un bel problema. Perché? Perché non li abbiamo. Non ne abbiamo manco uno. È la prima volta che possiamo mettere gli uffici. Nella scorsa partita invece ce l'avevano già chiesti. Invece qua no. Quindi qua gli uffici dove li possiamo mettere? Li possiamo mettere in questa zona? Zona scuola? Non sarebbe male. Dopotutto abbiamo un po' di zona qua da sfruttare e direi che possiamo sfruttarla al meglio, perché no? Ok, facciamo bella rotonda e rotondino, e abbiamo collegato qua, la potenziamo un attimo, così. Qua io direi di fare un taglio drastico, così, molto bene, rotondino piccino e andiamo a mettere gli uffici. Spero che qua vadano bene gli uffici, spero, io ci spero. Qua non costruiscono, però vabbè, qua no, niente, non vogliono costruirli, spero che li mettano qua. Ma andiamo avanti da questa parte qua, direi quasi quasi là, perfetto, e qua perfetto, più o meno perfetto, rotonda, un po' messa un po' alla cavolo, ma va bene uguale. Qua facciamo la stessa identica cosa e tagliando più o meno qua, ok, un pezzo qua, mettiamo un bel parcheggio, qua ci sta la grande, aumentiamo un po' i prezzi del parcheggio, non esageratamente, e qua vai di case,
Vai di assolutamente case, sono tutte ancora bassa residenza, ma va bene, per ora ci va bene. Costruiscono al volo, qua una zona commerciale la metterei, e male non fa. Negli uffici però non costruiscono lì, forse è troppo fuori città, loro vorrebbero un posto un po' più in città, magari questo. È sparita la domanda di uffici, quindi il problema si è autosistemato, nel senso che gli uffici li volevano, spariti. E vabbè, dobbiamo fare, troppo amone, è così, il gioco è così, non possiamo fare niente. Possiamo fare niente. Allora, qua dobbiamo sfruttare un attimo la costa, però non fare una vaccata del genere, ma possiamo lasciarla così la strada? Ma possiamo collegare, no, qua una strada, qua sì, in teoria potremmo fare una stradina così, c'è, che ci piace, via questo, ok, alla grande, ci piace alla grande. E qua, vai, case a go go, qua più che case qua ci sarebbero da mettere le industrie sulla strada qua, però vediamo, ipotizziamo di metterle lì e vediamo un po' come va. Intanto controlliamo qua, più di 217.000, completamente a caso secondo me ancora, ma va bene così. E questa sarà la via Antonio Galasso, ho messo due O per sbaglio, eccola qua, Antonio Galasso 5317, e che poi è questa, sarà questa strada che adesso vi faccio vedere, eh. Antonio Galasso, la vedete? La vedete? Io non la vedo più. Dove cavolo è finita via Antonio Galasso? Stavo mettendo... sparita. Eccola qua. Questa è. Guardate qua. Via Antonio Galasso, che è la strada principale. E se voi premete sulla strada, cosa che forse non vi ho fatto vedere, potete vedere la lunghezza, quanto costa il mantenimento, la condizione e anche il flusso di traffico. Così per capire se una strada è trafficata oppure no. In effetti questa è trafficata e ci parcheggiano anche le macchine. Quindi, io ci parcheggio le macchine. Parcheggio le macchine. Oh, guardate qua. Qua bisogna aumentare questo. Qua bisogna aumentare l'altura di Mario qua. E che cavolo, è anche qua. Mr. Terminator. Sennò qua parcheggiano, eh. Ok, facciamo così. Siamo a 472.000, non male, e qua stiamo andando abbastanza bene, perché qua siamo a 105.000 di 119.700 punti di esperienza. Non male! Nuova via, via Artesanato Maluco. Credo che sia questa la pronuncia, scusami se sbaglio la pronuncia, ma comunque è questa. E anche qua, qua abbiamo il distretto qua, 45, parcheggiano lo stesso, ma buona, buona. Anche questa via comunque appena fatta, come vedi, 2 km, vedete, vedi tu Artesanato Maluco e vedete anche gli altri, 2 km, questa è insomma un po' un volume del traffico basso perché non è proprio la strada principale, però comunque è una strada trafficata, il trenino viaggia. Qua cosa hanno di problema? Inquinamento atmosferico. Ok, queste case qua soffrono un po' dell'inquinamento atmosferico. Ora, come risolverlo? Non ne ho idea. Per meglio dire, noi potremmo fare un nuovo... Per ora lasciamolo qua così questo. Però qua potremmo fare un nuovo distretto che prende da qua, fa così e poi fa... Fa così e fa così. È un distretto piccolino. No, non è vero. Adesso lo allarghiamo subito. No, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così, facciamo così, perché qua non c'è proprio distretto, qua c'è l'anarchia dei distretti qua, non va bene, non va mica bene. Ok, qua è colline della Foresta Nera, vedremo poi se sarà ribattezzato in un'altra maniera. 37, e potremmo mettere divieto per motori a combustione. Allora, non credo che sia quello il problema, perché è dato da tutto questo fumo qua, si intende. Però potremmo mettere un bel divieto dei motori, magari migliora la situazione. Bisogna capire come andare a valutare questa cosa. Però guardate qua, tutti vogliono andare in questa fottutissima città, tutti, non ce n'è uno che non vuole andare. Quindi andiamo a dargli la possibilità, via, e andiamo anche a costruire altre strade a questo punto, perché qua sembra una zona abbastanza bella, perché vogliono venire qua. E noi gli daremo questa possibilità, assolutissimamente. Ok, qua poi faremo una delle nostre curvette, così. Ho un po' stretto lì, ma infatti non me la fa mettere questa, quella più grossa. Quella enorme? Niente, va cambiata decisamente la curva qua, troppo marcata. Andiamo a marcarla leggermente di meno, fare così. E poi magari così. Vediamo se marcata così di meno. Quindi la fa fare. Mettiamo qua e mettiamo. Perfetto. E anche qua ovviamente mettiamo. Iniziamo a mettere il parcheggio. Un bel parcheggino qua ci sta alla grande. Come ci sta
alla grande vorrei metterlo che mi occupa meno possibile a livello di dire qua, e poi anche un bel parchetto, perché no, un parco piccolo io lo metterei, che male non fa. E ovviamente a go go, forza gente, venite subito qua, arrivano subito, perché poi qua c'è la casa dello scultore, posto eccezionale. Venite tutti, andiamo a vedere i conti. Stiamo spendendo ma più 368.000 così a caso. E qua abbiamo questo edificio abbandonato. Perché hanno abbandonato? Per spostarsi qua? Perché è più vicino alla casa dello scultore? Potrebbe essere. L'ultimo nome per questa puntata, poi sotto nei commenti scrivetemi se non vi ho menzionato, perché ho guardato solo gli ultimi due video che aveva commentato. Quindi chi ha commentato negli altri video vuole, mi scriva sotto nei commenti. Quindi mettiamo l'ultimo nome su una via. Anche qua sono arrivati ottimi commenti, molto belli, importanti, e mi hanno dato una grossa mano, e quindi direi di mettere qua al posto di strada del Palissandro, nominiamo una via, via Claudio Corazzi, e poi qua lui ha Landeskornel, vai. Anche questa è una via molto lunga, 2,8 km, e anche questa è una delle vie principali. Tra l'altro guardate la nostra città, sta diventando molto bella, siamo quasi a 11.000 abitanti, e qua sì, dai, ce la possiamo fare. 106.000 qualcosa, non manca tanto. Anche perché una cosa che voglio fare, andiamo a vedere con i punti, sviluppo, io una cosa che vorrei fare è sicuramente fare l'aeroporto. Però per fare l'aeroporto, che è qua, ci costa 750.000, che adesso non abbiamo. Ma l'aeroporto è importante, in realtà è importante anche l'aeroporto internazionale, ma costano un botto. Però anche qua vanno collegati, a me queste cose con i collegamenti mi piacciono, ma se le trovo inutili. Ora, ultima cosa, giusto per capire, come siamo messi? Petrolio, siamo vicini? Più o meno sì, stiamo arrivando, dovremmo arrivare qua. Come siamo messi con questi? Siamo vicini? Assolutissimamente no, perché dovremmo arrivare in queste zone qua. Qua abbiamo recuperato del terreno, ma non ancora. Carbone, siamo vicini? No, per meglio dire, sempre qua sopra. Qua sopra c'è... ah, c'è tutto due, stessa roba. Pietre pure. Non è che si è bloccato? No, sembrerebbe di no. Non lo so. Comunque, io direi di puntare sul petrolio adesso. Quindi arrivare da questa zona qua, iniziare a prendere tutta questa parte qua, e poi comprare, ovviamente comprare gli spazi, che comunque ci costano un bel po', perché più o meno costa... per far bene la cosa si dovrebbe fare così, 332.000 euro, e per farla molto meglio si dovrebbe fare una cosa del genere, ma come vedete non abbiamo i soldi, quindi bisognerà aspettare un attimino e continuare a fare case, perché qua è la pazzia in questa città. Questa città c'è la pazzia, vogliono tutti le case, tutti vogliono venire, che è un bene, che è assolutissimamente un bene. Adesso qua vuoi fare una strada normale, ma non esiste. Noi adesso qua proviamo una serie infinita di curve. Mamma mia, qua esce fuori bellissimo. Beh, diciamo bellissimo, ok. Allora qua ci piazziamo un bel rotondino. Qua io direi di collegarla anche ancora, perché no? Così la colleghiamo. E qua ci piazziamo un bel rotondino, un bel piccolo rotondino qui. Ok, molto bello. Questa bella zona, bella zona. Via, vai case a go go. Case come se non ci fosse un domani. Bisogna collegare anche l'autobus, poi anche questa zona qua. È una prossima puntata magari di farlo, ma qua per ora tutte case, assolutissimamente tutte case. Questa zona qua pure qua, case ovunque, come se non ci fosse un domani. Guardate, ho costruito tutto, mezzo secondo, pum, costruito tutto. Ora, l'altra cosa da fare, prima che succeda un danno, e fare qua, ecco, infatti stava già succedendo il danno, e qui sfruttiamo bene il confine, direi. Andando dritti, non mi segna le detto, oh, guarda, antipatico quando fa così, però va bene, facciamo così e facciamo, oh, ok, perfetto. Una bella zona, bella dritta, dove piazziamo sicuramente un parcheggio in questa zona qua, magari se riesco a piazzarlo non sarebbe male, sicuramente qua, e sicuramente alziamo il prezzo. Ok, poi piazziamo anche qua un bel parchetto, però stavolta una piazza piccola, parco giochi piccolo, ma sì, mettiamolo qua, la gente è bella che felice. Mettiamo un'attività di commercio qua, non so se crescerà, ma per ora piazziamola, e qua via di case, via di case. L'unica cosa
E mi sono dimenticato ancora e mettere un piccolo coso qua prima che succeda il danno. E anche qua. E stava già succedendo il danno. Guardate qua. Mamma mia. Ma andiamo avanti veloce adesso. Voglio vedere un attimo. La produzione è buona. 11.104. Le persone. Voglio vedere qua che costruiscono. Qualcuno se ne va. Questi sono arrabbiati sempre. Qua sta succedendo morti. Andiamo a vedere il nostro cimitero nel mentre. Che è qua. È assolutamente qua. È sparito il menu. È sparito il fottuto. Dov'è il menu? È sparito il menu. È tornato il menu. Va bene, allora. Vediamo un po'. 148 morti. Gli edifici di un servizio possono essere assegnati a quartieri cittadini. Ah, ok. Possiamo... Una volta assegnato funziona come servizio locale. Ok, però non ci interessa. Non ci interessa qua. La gente qua sta abbandonando. Ma l'avete messo voi? A parte che ho messo lì le case e avete costruito voi, c'erano già questi complessi qua. Ma più che altro è per le persone che lavoravano lì le avevo messe. Comunque questo sta andando, questo resident sta diventando pazzesco, pazzesco. 11.100 qualcosa, qua stiamo guadagnando. Più 100, più 554.000. Però ecco qua che gli animaletti si fanno sentire e gli animaletti sono importanti. Gli animaletti sono importanti, quindi... È bene iniziare a pensare anche a loro. E qua conviene fare una roba tipo così. E da qua collegare la strada qua. Male non fa. Mettere un bel rotondino. Che male non fa. Piazzare un rotondino qua, mi sono dimenticato. E si arrabbierà il tizio lì. Rotondino fondamentale. Assolutamente fondamentale. Qua mettiamola dritta. C'è la misura, però ho notato che non sempre è proprio... Cioè è dritta, ma non è drittissima. E qua, vuoi non fare il mega turbinio lì? Con, guardate qua, ti arrivano giù un bordello. Si può fare più, così, molto più bello. Mia. Rotondino qui, qua siamo già in zona buona, quindi, e qua c'è anche zona commercio, attenzione, commercio. Vediamo se costruisco subito. Qua costruisco subito. Zona commerciale qua. Vai di zona commercio e vai anche, ovviamente, di case, alla grande. Ora, bisogna fare un po' di animaletti, eh. Un po' di animaletti bisogna fare, di animaletti, adesso li facciamo. Allora, facciamo poco lì e così abbiamo già iniziato a dargli un senso. E animaletti li piazziamo, direi. Piazziamone qua. Intanto abbiamo sbloccato un qualcosa che non ho capito, ma va bene uguale. Li piazziamo qua nell'angolo. Stessa tecnica. Beh, facciamo così e poi allarghiamo. Io direi di allargare. Bella, una bella, bel posto, bello grosso. Che alterna un attimo. Là. Perfetto, alla grande, vai così, guardate qua, subito costruiti, guardate che bello, rispetto a questi, guardate questo, tanta roba, tanta fottuta roba, più 715.000, totalmente a caso, ma va bene, non ci lamentiamo, anzi, vi dico che per questa puntata è tutto, andremo avanti da qua, mi raccomando però supportate questa serie con un bel mi piace, commento e condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram, tutti i link sono in descrizione come anche la playlist questa fantastica serie, sotto mettete i commenti per figurare anche voi in questa città con i nomi, quelli che preferite, se volete dare dei suggerimenti anche sui nomi fatelo pure, guardate qua quanto abbiamo, c'è una richiesta pazzesca, andremo avanti nella prossima puntata, vi ricordo che in descrizione c'è anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi a prezzi scontati, da Amoruch è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video, ciao a tutti.